amata, osannata, applaudita, interrogata. Juliette Binoche, la madrina del festival, bella, spiritosa, simpatica. C'est d'abord une personne. Et puis lui, il m'a dit, on va en Sicile, on va pas en Italie. Lui è prima di tutto una persona, prima di essere un regista. E poi lui mi ha detto, ti porto in Sicilia, non in Italia. C'est un plaisir. È stato veramente appassionante perché è una persona curiosa, appassionata, quasi una danza. Amo le alchimie, mi piace mischiare epoche, cose, persone di epoche diverse. L'eclettismo non mi stanca mai. A Bobbio ho trovato la bellezza delle architetture, l'impianto della città, riposo, piacere. Lo ha scritto uno dei tanti giornalisti. A Bobbio ho trovato l'arte e Bobbio Film Festival con tanti film esemplari. Marco Bellocchio non poteva trovare posto più bello al mondo. Ultimo film in programma, l'opera prima di Piero Messina, L'attesa. Il film nasce brevemente, nasce da alcuni ricordi della mia infanzia, quindi ho iniziato a scrivere questo film con i miei sceneggiatori partendo proprio da delle immagini, che poi per lo più erano immagini riguardanti la processione, che poi è il finale del film, con la processione pasquale. E rispetto alla storia di Juliette, come Juliette poi abbiamo, diciamo, convinto, Juliette è stata una storia molto semplice, però abbiamo semplicemente mandato la sceneggiatura all'agenzia della Binoche, nessuno di noi la conosceva, e l'agente della Binoche ha letto il film, ha amato molto la sceneggiatura e ha fatto in modo quindi che Giulietta la leggesse. E mi ricordo che una settimana dopo Giulietta chiamò dicendo che aveva letto questa sceneggiatura, che aveva amato moltissimo questa sceneggiatura e quindi che voleva incontrarmi. Sull'attesa spasmodica, il Gobbo d'Oro. Il Gobbo d'Oro a chi? A non essere cattivo. Un'opera cruda, realistica, di pregio. Diretta con stile vitalistico, pochissima musica, uso del gergo. Dal regista scomparso Claudio Caligari, rabbia, ironia, lacrime, un film di grande sostanza. Un premio molto speciale è toccato a Marco Bellocchio, regista, grande regista di tutto Bobbio Film Festival. Donatella Ronconi, presidente dell'editoriale Libertà, gli ha consegnato il premio Libertà. Riteniamo sia il premio più giusto di tutto il festival.